Presentati due nuovi primari per l'ospedale di Faenza, che nel frattempo vede avanzare anche i lavori di ristrutturazione edili ed entro la fine dell'anno dovrebbe abbandonare la grande impalcatura in corso Mazzini. La dottoressa Elena Bigi ha assunto la guida dell'unità operativa di anestesia e rianimazione. Il dottor Matteo Tebaldi invece è ora capo del servizio di cardiologia. Il dottor Tebaldi arriva invece dall'azienda sanitaria territoriale di Pesaro Urbino dopo l'esperienza a Ferrara e Castelfranco Veneto. Professore di seconda fascia nel settore malattie dell'apparato cardiovascolare e malattie dell'apparato respiratorio, ricercatore, è nel comitato editoriale di riviste internazionali per cardiologia e cardiologia interventistica. Io ho avuto la fortuna di trovare un gruppo di medici con un'altissima professionalità, caratterizzate da persone con più esperienza e persone più giovani, ma tutti con una grande voglia di mettersi in gioco. E quello che posso garantire è che la cardiologia di Faenza non sarà fatta da mestierandi, ma sarà fatta da professionisti che hanno a cuore e che mettono al centro la gestione del paziente. Quindi il nostro compito è quello, fare sempre di più il bene del paziente per far sì che i faentini siano fieri della propria cardiologia. In una sanità che sta andando sempre di più verso le cure territoriali, il compito del suo reparto sarà quello di intensificare il rapporto con i medici di medicina generale per i pazienti cronici. Assolutamente. Forse il compito fondamentale che avremo è questo, cioè quello di avere una forte integrazione e interazione capillare con il territorio, in modo tale che tutti quei pazienti, soprattutto con patologie croniche, quindi in particolar modo lo scompenso cardiaco, che vanno solitamente incontro a ricoveri ripetuti, che la letteratura ci ha insegnato a determinare un peggioramento drammatico della qualità della vita e soprattutto un aumento della mortalità, un approccio integrato con i medici di medicina generale per una gestione vuoi ambulatoriale, vuoi di day hospital e anche, e cercheremo di farlo in maniera importante, di telemedicina per avere un approccio nuovo e che ottimizzi le risorse. Questo è stato dimostrato far sì che si riducono le ospedalizzazioni e si dà un servizio ai cittadini fondamentale perché sia sempre più attiva quella che è la gestione di questi pazienti cronici che sappiamo essere sempre più frequente nella popolazione generale.